Come si chiama? Teresina Becchi. Quanti anni ha? 71, al 24 d'ottobre. Ha sempre lavorato in campagna? Sempre. A che età ha cominciato a lavorare in campagna? A 11 anni. Vorremmo sapere alcune cose a proposito delle lavorazioni che si facevano una volta in Cassina, per il vino. Se le ricorda? Lei le ha fatti questi lavori o ha visto a farli? No, no, li ho fatti. Li ha fatti. Quanti anni aveva? Quando ho fatto il lavoro lei, 15 anni, 6, fino a 20. In quali casine si ricorda? La casina De Bellini. De Bellini, lei ha... A Pescarolo. A Pescarolo. Allora, il lino mi pare veniva dato in compartecipazione ai contadini. In che misura? Al terzo, dal padrone e una contadina. Come si svolgeva questo lavoro? Si svolgeva quando viene portata a casa lì, allora mettiva un nasso con suo decoro e con smaiolo pistava la boccola, per far che venga poi la lindusa. Erano le donne che facevano questo? Sì, le donne. No. Dove lo facevano in Cassina? Sotto a porte. Sotto. A che cosa serviva la linusa? La linusa la serviva de fa l'oli e poi anche per parare le bestie quando io curiva, quando ero malato. Dopo che cosa succede? Dopo succede che quando impistate, come i patiroi, i mas, poi viene di mas, viene la roda. E li portavate? In dalla mura, in dal fosso grande. Con dentro l'acqua? In dall'acqua, sì, sì. Acqua che cura, sempre acqua che cura, non viene una palla dietro la calata. Capito? In dalla mura gestiva dentro o di quattro da una parte e quattro dall'altra, perché si andava più là. E dopo di una torre, e quando il padrone di a torre, il car, allora noi altri, duni, andiamo ad estendil e pieni i capatini. Cioè, ad estendil, cosa significa ad estendil? Ad estendil per farsi là. Queste lavorazioni, cioè alla muia, al maser, che cosa servivano questi trattamenti? Questi trattamenti servivano per far diventare mulesina la tea del lino. Quando abbiamo portato in casina, io si metto per una spina. Allora dopo si metto in solera e poi scaldiamo il sole. Poi metto a molta sera e la sapore. E se mettono a pistare, gli altri da che l'orché e i massi. Una d'una da una parte e una da che l'altra dell'asse. E se pista a gran forza, perché la lì, e se fa ogni armonia. Thank you.
Dunque, dopo pista, cosa succede? Dopo venne scuano, tre sera schisù. Si adoperava la spada per tirare le pisse grosse, che gli restava lì dentro. E dopo con la fera, se finiva da lavorare. Nella fiola del paesà, nella fiola del paesà. La ortesa si svolgeva sotto i portellini, ogni uccia era una duna. Donna Dio inventa che l'era nura, tutto se mese nura, e se veniva fuori alle 6 della mattina perché gli rimesteva da qua e dopo gli era venuta in campo. Dunque dopo, cosa succede? Allora quante buon finiti fa che l'aurì, e allora metto mi su spinati, ad una spinata, la svelta, e dopo un padrone la spatta a terra. Do parte a lui e non lo ha. Lui la vendiva. E la parte del contadino? La parte del contadino se la teneva per fare la tela. Con che attrezzi continua questo con lavoro? Con gli spinassi, tre. Prendi un po' la cavadina, no? Il secondo un po' la stufa del filare, che si può filare per fare il mensolo. A te si può fare la tela finissima per gli occhiali. E tu senti la rubata, che ti prende di te, e tu senti la rubata.
propri spinas al sapila, dalla filatura, sapila. Prima si fila la stupa, la trasi per la filatura che la rocca è chiusa. E questi lavori chi li fa? Le donne. Le donne. Dalla stalla alla sera. In che periodo dell'anno? Resta in novembre. Il principio di novembre, dopo che tu dicembre, gennaio, febbraio, fino a marzo. Finite filare, con le matasse. Le matasse, come fate a farle? Con l'aspa. Dopo ti, quando fa tutti i matassi, li mettiamo tutti insieme a fare un bac, li mettiamo in dalla parola, dell'acqua, e se ne li fumbuia. Quando abbiamo visto un per due o tre, loro li tirano via, ma fuori la luna. E poi è il destendume del campo, il destendume sui pertegli. E cosa ne fanno di queste matasse? Le matasse lei dopo la fa la tela. Cioè, ma la tela si fa sul telaio? Quindi andate a terra bisogna mettere insieme gli occhetti. Sì. Per fare gli occhetti dal window che ha messo la matassa e con la tornella ti fa gli occhetti. I rucchetti servono a fare la mordita. E altri matassi che va, che porta senza farli giù, li adopera lui per fare la tessitura. Questi attrezzi che abbiamo visto erano di proprietà del contadino? Sì, sì, tutte proprietà del contadino. Erano di proprietà del contadino. Li costruivano i contadini o gli artigiani? No, gli artigiani, perché i contadini li hanno attenti a fare. Questi sono dei modelli diversi dello stesso attrezzo, cioè della tornella. È il tessare, mi ha detto. Ah, abitava in casino o abitava in paese? No, abitava in paese, tessare. In casino veniva mia, tessare. Erano solo uomini o c'erano anche delle... Erano uomini di vita, fino. Una fia fa 30 di metri. Dopo la tela per fare la legna bianca, la mettiva in celera, in cimento. Sì. E poi dopo l'ora dopo che era lì in quella sedella dell'acqua stracciarla per fare la legna bianca. Alla sera la tua dimensione in faldi, ogni giorno si portava a casa sotto la tela. E dopo finì, allora che la tela lì, la metteva in biguava, la metteva 4 o 5 volte in biguava e la metteva 5 o 6 volte al sul. E quando era finita, che era l'ultima bivada, loro le fiori li mettia per i suoi, fa qualche che un pulito per la casa, o anche per la botta.